aderito più di 45 artisti da tutto il territorio nazionale. E lo spirito della mostra è quello di restituire valore al denaro, cioè come risultato del lavoro dell'uomo e dell'apporto creativo dell'uomo, ma anche quello di dare una voce a tanti artisti e al settore culturale che in questo momento vive una particolare sofferenza economica. Una cosa molto divertente ma molto vera: qui ci sono soldi per tutte le tasche. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui veramente è un modo anche giocoso di vivere la crisi, come dire, e quindi venendo qui si può dare un contributo agli artisti e alla cultura anche partendo da 2 euro. È un contributo piccolo ma significativo, è un gesto. Infatti tutti gli artisti che hanno aderito a questa mostra hanno aderito alla carta dei soldi d'artista, che è visitabile anche sul nostro sito www.spaziotadini.it. Questi soldi che ci sono proprio dietro di te, qual è l'idea? L'idea è quella di dare un'immagine moderna di quello che può essere la nuova moneta, dando anche una cifra quasi surreale, qui cercando di sminuire il valore della moneta in maniera tale che la vita possa essere un po' più leggera di quello che è adesso. Secondo te qualcuno ha veramente voglia di usarli questi soldi, quindi di rivedere il concetto di denaro? Mi auguro di sì, spero di sì. Statues of standing, and there's hair unbrushed. So for the hooves that gallop and the heels that march, there will be lights burning, as there will be lights out.
tempi è cosa nota. Che sia in grado di sintetizzare gli eventi della cronaca lo dimostra proprio l'esposizione Ritorno al Mediterraneo, allestita a Milano allo Spazio Tadini fino al 9 marzo da Melina Scalise e Pier Colussian Deliciotis. Sottotitolo: dalla cultura greco-romana alla cultura dell'euro, quale ricchezza per l'umanità, perché la crisi dell'euro non è soltanto valutaria ma di progetto in fondo dell'uomo. Well, you know for me to wonder, but you know for me to know. And even as dry heat will clang in rusting pipes, something in the changing of the seasons will make us more alive. So for the hooves that gallop and the heels that march, there will be lights burning, 'cause there will be lights out. So for the hoofs that... Abbiamo coinvolto tanti gruppi a parlare di nuove prospettive, nuove possibilità di vedere, insomma, per vedere in qualche modo una speranza e un futuro diverso rispetto a quello attuale che sembra un po', come dire, deprimere tutti. Ecco. Uscire da questo stato di depressione, l'arte può farlo. Well, you know for me to wonder, you know for me to know. And even as dry heat will clang in rusting pipes, something in the changing of the seasons will make us more alive. So for the hooves that gallop and the heels that march, there will be lights burning, 'cause there will be lights out. So for the hooves that gallop.